Let's go! No, non sono Pokédex. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video abbiamo iniziato Sentieri Spettrali ed oggi prosegue. Vediamo dove ci portano questi sentieri spettrali. Bello quello spaventapasseri. Spaventafantasmi, qua i passeri dove stanno? E le arpe che suonano i grovigli lì, i grovigli che suonano le arpe. Non so parlare normalmente, come una persona normale, non ci riesco. Ma t'ho detto? Ma che? Bipo, calmino, eh? No, non di nuovo! Lei è. Ragazzi, non credete mai quel che è successo? Toad si è allontanato, vi siete persi di vista e ora serve una mano per ritrovarlo. Di nuovo! No. Ok. Stavamo giocando a nascondina, a quel punto ci siamo persi di vista. Una volta qui era perfetto per giocare. Sì, due o tre brividi, ma niente di troppo spaventoso, mi spiego. Ora invece. Dovreste aver capito che siamo veri eroi, abbiamo tutte le nostre missioni e quella roba lì da fare. Io non volevo dare fastidio. Che se rimanessi insieme a voi nel frattempo lo cercassi da solo? Dio santissimo, no, ti prego, no, no, no. Non voglio. Non voglio scortare anche te. Mi darei conto delle forze che ho trovato, qualunque cosa sia. Potremmo anche schiacciarla e prendercela da soli. Oh, che bello, che bello, che bello. Monete, monete, monete. Diciamo che va bene anche così. Ah, ok. Va bene, andiamo avanti, dai. Guarda, abbiamo questo forziere, il tuo non lo vogliamo. 300 punti salute, Toadette. Io ho fatto qualche missione extra ieri. Vabbè, sì, per voi che ve ne frega quando è voi. Però. Ho fatto qualche missione extra e ho preso qualche sfera bonus, insomma. Toadette deve arrivare lì. Quanti turni abbiamo? 200? Ma combatti. Oh mio Dio santissimo. Allora, Mario, tu mi sa che devi. Ah, sono nuovi! Ah, ok, solo loro due. Ah, ora iniziano a comparire anche altri nemici. Beh, era ovvio. Ah, fa il furbetto lui, eh. Vi risparmio la sofferenza e taglio. In questo video ci saranno tantissimi tagli durante la lotta, ma sono lunghe, lunghe, lunghe. Ho perso solo un sacco di tempo durante le lotte, quindi mi dispiace per i tagli, ma va così oggi. Devo ammettere che sta andando meglio di quanto avessi messo in conto. Sono molto molto soddisfatto. Quindi, proprio GG oggi, eh. E ti pareva? Ti pareva che qualcosa doveva andare storto? Vabbè, me la sono un po' cercata lì, eh. Però, comunque. Ah, abbiamo fatto? Oh, abbiamo fatto, vai. Sì, vabbè, fino all'ultimo, eh. Va bene, fino all'ultimo, bravi. Eccola là. Finito. Bene così, decente. Ah, 8 turni ci volevano? Va bene. Va bene. Sì, ce ne ho messi 16. Vabbè. Senza prendere troppe scuse, ho perso tempo con i nemici all'inizio. Che potevo anche lasciar perdere. Mamma la metti cicco! Eh sì, Todd hanno questa voce molto stridula che non riesco a replicare perché sennò mi si distrugge la gola. Ehi, come mi avete trovato? Nello stesso modo in cui ti abbiamo trovato le ultime. Erano due o tre volte, ho perso il conto ormai. Quanto ci siamo divertiti! Ah, posso suggerire a entrambi di tornare proprio da dove siamo arrivati e trovare qualcosa da fare in casa? Che ne so, preparate marmellate, pulite la cucina, magari studiatevi una mappa! Marmellata. Grande! Ma prima giochiamo l'ultima volta a nascondino! Yeah! No, lasciate perdere. Vabbè, noi non veniamo più ad aiutarvi, eh. Aspetta! Avevo promesso questo forziere in cambio del loro aiuto! E daccelo sto forziere. Proprio tirato lì così. Oh, Bipo è sboccato, eh. Certo, però le censure. Forse dice proprio chiocciola asterisco cancelletto. Forse dice proprio così. Un modellino 3D. Non potevo farne proprio a meno, vero? Beh, il livello bonus si fa, come no? Assolutamente sì. Oi, oi.
Facile, facile. Un'arma nuova. Globo a stella. Ah. Ora che ci penso. È il momento del mini boss, vero? Eh sì, mi sa che ci siamo quasi. I puzzle, puzzle, puzzle. Ah, questi si abbassano, eh. E con questo... Ah! Ma vedi allora che non è troppo complicato, dai. Quindi questo ora al secondo piano, giusto? E devo prendere questo, scommetto. Guarda, perché ho visto cosa c'è sopra, ho visto io. Guarda, guarda qua. Guarda qua se non è. Guarda qua se non è. Ma chi la dea? Ma oh. Tu qui stai parlando con Andre Ring, mica con Mario Chiapparagni da acqua viva, oh. Ma che te pensi? Dai, let's go. Oh, oh, pescione? Pescione? Vogliamo rivederlo il pescione? Eh sì. Oh! Ah no, forse non è un pescione, perché passa più volte. Vabbè, non lo so. Comunque sia, penso che qualcosa... Penso che lo scopriremo comunque presto, eh. Guarda qua. Madame Boastrella. Madame, addirittura? Oh, gioco di leve e specchi. È più che leve, qua si tratta di spigne, però... Fatto. Beh, blu e rosso, i colori più uniti di sempre. Carine però quelle specie di spade laser. Impugnature per la spada laser, certo. Anche se penso siano torce. Oh, incontriamo anche i dannati lì a quanto pare. Raggiungi la zona salute extra? Assolutamente sì. Quelli con le lapidi sono dannati, no? Raggiungi la zona, speriamo di non metterci altri 16 turni. Mi metto più lontano possibile con Peach e voglio vedere quanto danno gli faccio a sti cosi. Poco. Ovviamente mi si ferma vicino, certo, non poteva essere altrimenti, no? Per ora cerco di farli fuori uno per uno. Anche se però più li faccio fuori, più altri escono allo scoperto, quindi non è una mossa tanto saggia. Più che altro sto perdendo tempo perché ho sbagliato strada. Pensavo fosse una e invece era l'altra, non c'era nessun tubo che collegasse. Vabbè. Eppure con il senso di orientamento non sono tanto malvagio, dai, me la cavo. Con la mappa, certo. Ok, ci ho messo troppi turni. Troppi turni ci ho messo, mamma mia. Tutti salvi, ma... Ah, 10 ce ne volevano. Vabbè, diciamo che ho sbagliato strada e mi ha messo 3 turni in più almeno. Oddio, sbagliando... Sì, 3 turni in più sbagliando strada. Attenzione, Madame Boastrella! Siete tutti condannati, condannati! Va bene, grazie, ciao. Ah, sì, lo siamo? Condannati a un pessimo servizio e a prezzi la denuncia se vi rivolgerete a qualcuno che non sia Madame Boastrella. Ah. Beh, la ringrazio immensamente, ma preferisco affidarmi alle solide fondamenta della scienza piuttosto che alla stupida superstizione. Quindi non volete sapere dove trovare l'ultima reliquia? Servizio completo, grazie. Sopra i giardini, sotto l'aria montana, quel che cercate è nella fontana. Potremmo anche sapere che cosa cerchiamo? Nemmeno l'occhio dell'anima di Boastrella riesce a penetrare l'oscurità che avvolge ogni angolo dell'ignoto. Ma! Non mettete piede in fallo! Non tutto è come sembra. Il piede?
Prevedi che uno di noi inciamperà qualcosa di simile? No. Beh, molto bene allora. Penso proprio che abbiamo già sprecato abbastanza tempo con queste pagliacciate. Ti lasciamo tornare a occuparti dei sempliciotti che ti regalano i loro sudati risparmi. Buona giornata, signora. Siete tutti condannati! Condannati! Grazie per aver urtato le orecchie dei miei... i miei iscritti, Madame Boastrella, te ne sono molto grato. Certo, potevo controllarmi, ma no, è ovvio. Allora, io direi di proseguire un altro pochino prima di arrivare alla prossima meta. Funghieto! Funghietos ci voleva. Wow. La fontana, giusto, cerchiamo la fontana, che non è solo un centro commerciale, la fontana. C'è un funghetto qui che però lascio, nel caso possa servirmi qua più avanti. Oh, le sfere del potere, quanto sono care queste, quanto sono care. Ma io mi farei anche questa battaglia, dai. Perché no? Sconfiggi 8 nemici, salute extra attivata, perfetto. Facciamo anche questa e poi dopo tanti cari saluti al prossimo episodio. Insomma, sti 8 nemici compaiono in punti un po' lontani dai nostri, ma... sono anche forti, ma ci picchia loro. Eh sì, questi si posizionano in punti strategici e poi devo muovermi un sacco per arrivarci. Però, oh, meglio di niente, dai. Ecco, compiccio. Ne è rimasto solo uno. Intanto con Peach mi curo per sicurezza perché Peach ha pochissimi punti salute. E lei ricarica tutti. E ovviamente va a colpire proprio lei, certo. Non poteva fare altrimenti. Però è fatta ora. È stato un bel gioco di squadra. Ci ho messo 8 turni esatti. Ah no, ancora non è finita? Ci vuole un altro turno. 9. Allora mi sa che... bella non è. Non ho visto quanti turni ci volevano perché... sapete, cose superflue, no? Vai, Rabbid Mario, termina il lavoro. Fai esplodere tutto! Hasta la vista, baby. Buono. 8 turni, guardalo! Ho perso tempo un paio di turni comunque. Senza che sia una scusa, perciò proprio lo dico chiaro e tondo quello che è successo. Faccio lo sciapo, perdo i turni. Ah, che schifo sta mappa. Mamma mia, ho fatto davvero uno schifo. Là, vicino alla fontana, è un buo o un palloncino? Ma entrambi. Sembra un palloncino, Boo! È la reliquia della virtù mancante! Rimettiamolo sul piedistallo. C'è una scorciatoia là dopo la fontana. Ma siamo sicuri che possiamo procedere senza intoppi? Vabbè, se non c'è altro da fare... Anche se questa sembra un'arena bella e buona, Eccola qua, l'ultima. Non è un'arena, quindi penso di poter prendere la reliquia in tutta tranquillità e portarla, quindi, al piedistallo. Dai allora, let's go. Poi concludiamo anche il video. Miagolatore. Ok, questo è per Rabbid Peach. Posso? Indiana Jones facciamo? No, nessun Indiana Jones. Bene. Ah, quindi proprio il bue è il piedistallo. Pensavo tutto quanto il piedistallo devo portare. Beh, in effetti sì, nello scorso video
Il grammofono, solo il grammofono ho preso. Che bello che ci siano le monete che indicano la strada. Sono davvero utili. Voilà, le nostre preghiere sono state ascoltate. Ora il cancello lunare dovrebbe spalancarsi. Yeah! Ho detto voilà! Scrivi un po' a sto Tasmafan. Ma avrebbe dovuto aprirsi, perché non si è aperto? Abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo ritrovato le reliquie della virtù. Perché non si è aperto? Non si fa così, non è giusto! Si è fermato un po' prima. Ah, si apre un altro cancello. Perfetto, quello è il cancello sbagliato. Magari c'è un numero verde da chiamare. Il numero oscuro. Ah, il nostro anonimo benefattore ha scelto di nuovo il momento migliore per venirci in soccorso. Imbranati! Probabilmente ora vi sentite scoraggiati e non ve ne faccio una colpa. Anch'io lo sarei nei vostri panni. Il cancello lunare può essere aperto solo in una notte di luna piena, ovviamente. Peccato sia già passata, ma tranquilli, so come farla tornare. Incamminatevi su quel sentiero assolutamente non spaventoso che vi troverete dietro il cancello che è appena aperto. Tutto andrà per il meglio e non verrete uccisi, promesso. C'è qualcosa che non mi torna in quest'ultimo messaggio, ma non saprei dire esattamente cosa. Forse Madame Buastrella ha tralasciato qualcosa nella sua predizione. Forse qualcuno vuole farci del male e anche il nostro enigmatico alleato è all'oscuro quanto noi. Forza al cancello! Sì, prossimo episodio magari, eh. Bene, io vi ringrazio allora amici per aver seguito questo episodio di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nel prossimo episodio concluderò i sentieri spettrali e vedremo, magari sapremo l'identità di questo anonimo benefattore, non lo so. Magari prima del capitolo finale ci dice, ehi ero io, oppure magari è proprio Bowser Jr. Quindi Bowser fan ha senso se fosse Bowser Jr., ma lo è? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Io come sempre vi ringrazio, ovviamente in descrizione vi ricordo che trovate i link per Instagram e Telegram. E ovviamente ci vediamo al prossimo video. Bye bye!